Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qui con Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Buongiorno Pacifico. Buongiorno a tutti voi. Bene, è stato appena siglato un importante contratto collettivo nazionale. Dopo quasi 4 anni, di blocco, la scuola ha il suo rinnovo. È stata una trattativa lampo, Pacifico. Ci può brevissimamente spiegare perché insomma era inaspettato questo, insomma neanche nelle più rosee aspettative si poteva pensare a una trattativa così veloce. Cosa è accaduto prima con il ministro Valditara e poi successivamente all'ARAN? Ma è successo che finalmente ci hanno dato ragione. Se ben vi ricordate, ne avevamo qualche mese fa, era il mese di maggio, ci eravamo visti e l'avevamo commentata la decisione di fatto dell'ANIEF di chiedere un contratto ponte, che poi è quello che è successo, cioè andare a sottoscrivere per quelle risorse che erano state stanziate con la promessa di alcune risorse aggiuntive, subito andare a dare questi soldi nelle tasche dei lavoratori piuttosto che farle rimanere nelle casse dello Stato, rispetto a che cosa? Cos'era, perché avevamo preso questa scelta? Avevamo detto che è meglio pochi, maledetti e subito, però con la promessa di averne altri e con l'impegno di averne altri dopo. Perché c'era stata la guerra in Ucraina, che ancora oggi c'è, quindi c'era stato l'aumento dei prezzi, l'inflazione era schizzata, a giugno addirittura del 10%, a ottobre siamo al 12%, quindi significa che noi stiamo sempre più impoverendo. Purtroppo non si arriva a neanche a fine mese con lo stipendio che c'è e quindi era necessario ed era veramente assurdo che c'erano dei soldi stanziati, erano di più comunque di quelli stanziati nel precedente contratto. Io ricordo che l'altra volta, dopo 12 anni, il contratto si è chiuso con aumenti del 3,48. Questa volta si è chiuso con aumenti del 4,22. Sono sempre pochi, sono sempre insufficienti, ma in questo momento, che era lo stesso di maggio, anzi si è aggravata ancora di più perché l'inflazione è ancora salita, evidentemente non potevamo fare in modo che ancora questi soldi non fossero nelle tasche. Cos'è cambiato invece dal punto di vista politico? Da Cale, quindi gli altri finalmente hanno capito che era Hanno necessario. compreso. Fatto parte. Dal punto di Pacifico. vista politica sembrerebbe che finalmente il Ministero dell'Economia parli con il Ministro dell'Istruzione, quindi e anche col Presidente del Consiglio, e quindi i soldi poi si sono trovati. Allora, Pacifico, mi sembra di capire che però questo possiamo dire è un punto d'inizio, nel senso che vi siete ripromessi, innanzitutto c'è un impegno politico. Di appunto rimpinguare questi aumenti e poi comunque c'è anche una parte che sono relativa al MOF che è rimasta come dire in sospeso. Questo significa che nei primi mesi, le prime settimane del 2023 potrebbero arrivare ulteriori aumenti? Sì, allora facciamo un po' di chiarezza. Quindi sono state stanziate risorse per il 4,22. Ci sono le tabelle dove sono descritti tutti gli aumenti. Dopodiché, cosa c'è di nuovo come risorse? Sono stati trovati 100 milioni, che tra l'altro noi abbiamo suddiviso proprio su richiesta anche dell'ANIF tra personale docente e ATA, perché nella versione iniziale il personale ATA era stato pure dimenticato. Comunque, abbiamo distribuito questi 100 milioni come salario accessorio, si chiama retribuzione professionale docenti, è un assegno mensile che abbiamo nei nostri cedolini, e contributo individuale accessorio per il personale ATA. Allora, quindi 100 milioni sono stati destinati a questo a partire dal 2022. Okay? Quindi queste risorse aggiuntive a partire dal 2022 vanno sul salario accessorio. Purtroppo gli unici esclusi saranno i supplenti brevi e saltuari, ma quello non per colpa del contratto di ora, per colpa del vecchio contratto che dice che purtroppo i supplenti brevi e saltuari non possono avere il salario, questa voce del salario accessorio. Ma là è gioco facile perché fino alla Cassazione ha detto che basta ricorrere e indipendentemente tutti lo hanno il salario accessorio. Ora andiamo agli altri soldi. Poi il ministro si è impegnato, sembrerebbe che sarà messo nel primo provvedimento utile, in un altro decreto legge, di dare altri 100 milioni, sono sempre come salari accessori e sono una tantum solo per quest'anno, solo per il 2022. Quindi questi 100 milioni saranno distribuiti a tutto il personale per il 2022. Dopodiché il ministro ha detto che se non trova altri 300 milioni in legge di bilancio, allora poi potremo utilizzare i soldi, questi 300 milioni del MOF,
che ricordo lì erano solo per il personale docente, i 300 milioni del MOF, per darli agli insegnanti, quindi per dare questi soldi agli insegnanti, se no rimarranno nel MOF. In più ancora ci sono 40 milioni su per giù per i profili professionali, gli ordinamenti professionali, che a nostro avviso sono pochi, non possono portare chissà che cosa, e quindi là noi ci aspettiamo che il governo sui profili professionali e sui livelli professionali e per la valorizzazione dei DSGA metta delle risorse, perché se no lo facciamo a parole e poi con i fatti non, certo, si fa non niente. Non hanno un compenso corrispondente al ruolo di responsabilità maggiore, di coordinamento, perché vi sono anche dei profili professionali che vanno a coordinare i vari profili ATA, quindi il coordinatore degli assistenti amministrativi, il coordinatore anche di altri profili, e lo stesso DSGA, che al momento continua a avere uno stipendio praticamente pari a quello di un docente. Pacifico, possiamo dare indicazioni precise su qual è l'entità dell'aumento netto per più, insomma, di media per quanto riguarda il personale ATA e i docenti adesso subito a dicembre? Allora, tutto ovviamente, la parte dell'accordo politico prevedeva di fare la sua trattativa lampo, quindi una trattativa che è stata fatta lampo, il contratto che è stato fatto lampo sulla parte di, diciamo, il contratto, questa parte del contratto riguarda, lo voglio chiarire, sempre meglio chiarirla, il tabellare, quindi gli aumenti del tabellare e gli aumenti del salario accessorio parte fissa. Ancora ci sono altre cose che devono essere messe anche dal punto di vista economico, ma saranno affrontati in un'altra parte del contratto, cioè quello che da lunedì ci porterà di nuovo in Aran a confrontarci per arrivare alla chiusura, diciamo, alla chiusura anche di quest'altro pezzo del contratto. Però questo è un contratto vero e proprio, è un contratto collettivo nazionale che entra in vigore subito, meglio, entra in vigore dopo che sarà analizzato dagli organi di controllo. Il governo si è impegnato ad accelerare, quindi sembrerebbe che per poter dare questi soldi a dicembre, entro il 26 novembre dovremmo essere chiamati alla firma, e quindi tutti gli organi di controllo, pensiamo, per la sanità ci hanno impiegato 8 mesi, invece in 10 giorni, quindi se in 10 giorni gli organi di controllo diranno di sì, noi andremo in Aran, metteremo la firma definitiva. Quindi arrivare quali cifre, Pacifico, quali cifre? L'altra volta, ripeto, facciamo un paragone, così l'altra volta per chi appunto non è stato, era già assunto, l'altra volta si parlava dei famosi 80 euro, che poi non erano 80 euro per tutti, perché erano 80 euro in media per il personale docente e solo per l'ultimo anno, perché come vi ricordate per il 2016 e il 2017 non era il 3,48 la percentuale dell'aumento, era prima lo 0,90, poi l'1 e qualcosa. Sì, però dal 2018 era il 3,48, ora è uguale, nel senso ora è di più perché è il 4,22, quindi significa che noi rispetto all'altra volta l'aumento medio è sì di 100 euro lordi, 110 euro lordi, ovviamente per il personale docente, per il personale ATA si parla di 60-70 euro, dipende dal profilo professionale lordo, e quindi ovviamente tra le altre cose mi sembra che gli arretrati dovrebbero essere intorno ai 2000 euro, qualcuno avrà 2.500, qualcuno ne avrà 1.500, questi arretrati saranno tassati con una tassazione più favorevole perché sono stati dati per un periodo già trascorso. Quindi una tassazione cosiddetta separata, non ordinaria. Sì, sì, sì. Bene, sarà bene. Pacifico, non abbiamo moltissimo tempo, però io spenderei due parole sulla parte normativa che invece dovete a questo punto affrontare nelle prossime settimane. Anche su questo versante c'è un impegno formale da parte del Ministero dell'Istruzione. Quali sono le priorità che andrete a trattare? E poi io ho visto, insomma, che l'ANIEF è diciamo paladina dei diritti dei precari, spenderei appunto, non voglio rubare il mestiere a Pacifico, però spenderei due parole per i precari per capire se ci sono delle novità in arrivo e quello che voi chiederete al tavolo. Allora, certamente in base all'accordo politico dobbiamo andare a trattare i temi dei livelli e degli ordinamenti professionali, la valorizzazione dei DSGA, il tema della mobilità e dei trasferimenti, il tema del lavoro a distanza per il personale amministrativo,
e andare a capire poi per il personale docente se lo riporteremo in vigore quel contratto che valeva solo durante la pandemia, quell'integrativo sulla DAD, e il tema delle relazioni sindacali. Allora, questi sono i macro argomenti che sono stati inseriti là. Noi come ANEF l'abbiamo detto, ma già ieri, e lo ribadiremo nei prossimi giorni, per parlare di ordinamenti e livelli professionali, per valorizzare i DSGA, le attuali risorse non bastano, perché sono veramente ridicole. Stiamo parlando di 2,50 euro. Quanto sarebbe l'aumento, diciamo, compatibile con il ruolo e con le responsabilità Ora anche ci di vogliono carattere 30 penale? Lo ricordiamo, il DSGA tratta questioni, insomma, ogni scuola ha un'autonomia che gestisce centinaia, di migliaia di euro l'anno, quindi insomma è una incombenza non indifferente. Quindi di quanto avrebbe bisogno secondo voi di SGA per, insomma, sullo stipendio per avere una retribuzione equa? Allora, innanzitutto il DSGA dovrebbe avere 300 euro mensili in più. Questo è il minimo. Per fare questo ci vogliono 300 milioni in più. No, perché se, no, no, non, i 40 milioni, figuriamo, neanche bastano. E quindi, ma in ogni caso non è che tu puoi levare dei soldi a uno per darli a un altro. Là, qui il problema è di capire oggi che il personale ATA, con i diversi profili, ha delle responsabilità diverse. Fa un lavoro diverso di quello di 40 anni, 50 anni fa. I livelli professionali sono fermi al 1974. A sua volta il DSGA è da 20 anni che è stato trasformato da segretario in direttore, però in realtà questa direzione, l'indennità di direzione è Certo. ridicola quella che ottiene. Poi c'è un problema legato invece al precariato, hai fatto bene a ricordarlo, perché io l'altra volta, nella parte del contratto, in una delle bozze, si richiamava la norma comunitaria, ma io ho fatto presente al presidente Nardeo che poi viene smentito dal contratto, perché questa parità di trattamento giuridica ed economica tra personale precario e di ruolo è negata per tutti gli istituti, le ferie, gli scatti di anzianità, i salari accessori. Quindi a questo punto, cioè, o non lo nominiamo e continuiamo a fare i ricorsi, perché con i ricorsi in tribunale, cioè, ma perché Pacifico dice si deve fare il ricorso? Ma perché purtroppo se non cambia il contratto, la legge. E siccome queste norme vanno in contrasto con la norma europea, i giudici nazionali, dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea, sono costretti a disapplicare le norme interne e applicare il diritto comunitario. Pacifico, un'ultimissima domanda, un'altra questione annosa che spero sulla quale nell'ultimo periodo ci sono state delle novità positive per il personale. Mi riferisco ai vincoli della mobilità. Ci sono possibilità che attraverso il contratto si possa un po', come dire, scalfire la normativa introdotta nel 2019, poi in parte ridimensionata, da 5 si è passati a 3 anni, ricordo in particolare la mobilità per i neoassunti. Attualmente l'interpretazione della legge è che vale questo blocco per coloro che sono stati assunti dal 1 settembre 2022. L'obiettivo, mi sembra di capire compattamente per quanto riguarda tutti i sindacati, è quello di cancellare questo vincolo. Come stanno le cose a livello contrattuale? Allora, lì come ben sai, purtroppo ad oggi, nonostante ANIF sia rappresentativa, non avendo firmato il precedente contratto, perché non poteva firmarlo, non era rappresentativa, non, a noi ci è precluso il tavolo sulla mobilità perché è materia di contrattazione integrativa. E allora, però abbiamo visto, e anche apprezzato favorevolmente, che finalmente gli altri sindacati, quelli che avevano firmato con il ministro Bussetti un patto che prevedeva un nuovo sistema di reclutamento, ma un blocco quinquennale, in questi anni hanno cambiato idea. Quindi, anzi, non solo hanno cambiato idea, hanno pure insieme e poi da sola la CISL, in questo caso, ha firmato un contratto l'anno scorso che permetteva, diciamo, liberava, dava la possibilità di potersi spostare, purtroppo però non ai neoassunti attraverso con contratti a tempo determinato che devono essere convertiti a tempo indeterminato. Quindi alcune categorie, quelle assunte dalle GPS, purtroppo continuano a essere vincolati, come i docenti di sostegno che per 5 anni continuano a essere vincolati. L'idea ora quale sarebbe? Mi sembra che siano tutti d'accordo con la nostra posizione, noi da anni lottiamo per abolire i vincoli, però
abolire i vincoli. Addirittura noi come ANIF chiediamo di fare questi spostamenti sul 100% dei posti e non sul 50%, prima addirittura era il 30%, c'era un meccanismo a gradoni. Quindi speriamo che questo si possa fare. Certamente appena sarà firmata questa ipotesi di contratto, ANIF sarà anche nei tavoli sulla mobilità e quindi noi questo impegno che sto ribadendo oggi, ma che abbiamo scritto sempre, l'abbiamo sempre detto e messo in tutte le piattaforme, lo porteremo ai tavoli, cioè noi spingeremo per eliminare i vincoli. Ieri sempre ho incontrato il Presidente del Consiglio Meloni e nel dossier che gli abbiamo consegnato, che gli ho consegnato, ho spiegato che il diritto al lavoro deve essere coniugato col diritto alla famiglia. Se tu fai un ministero della natalità, allora devi cercare, se vuoi Certo. favorire questa natalità, non devi separare le famiglie, devi cercare di farle riunire. Allora, quando i Sopra. posti. Cioè, appunto, i posti ci sono e disponibili. Questo che è accaduto nell'ultimo periodo. C'erano, ci sono tanti posti, i posti vanno a supplenza, mentre il personale di ruolo è stato costretto, è rimasto costretto a rimanere, in moltissimi casi, anche donne con bambini in tenera età. Pacifico, noi la ringraziamo, è stato molto cortese, la inviteremo presto sui canali della tecnica della scuola. Grazie Grazie, buon lavoro a tutti voi. anche a tutti coloro che ci hanno seguito e invitiamo anche i nostri ascoltatori a seguirci sui nostri canali, anche sui social.